Buongiorno e buon 2021 a tutti. Il CESPI ha affrontato questo stravolgente 2020 con coraggio e con sempre più spirito di intraprendenza e di servizio. Abbiamo consolidato percorsi di ricerca che ci hanno resi centrali e importanti punti di riferimento, in particolare contesti di profonda evoluzione, dall'America Latina all'Africa, ai Balcani, alla Turchia e molto altro. In alcuni di questi scenari sono ancora oggi, in queste settimane, al centro della cronaca internazionale e per questo crediamo importante essere presenti e rafforzare le nostre attività. Il 2021 è iniziato per il CESPI proprio all'insegna appunto di questo spirito di servizio, cercando di dare un aiuto concreto attraverso i nostri studi per disegnare un mondo diverso durante e dopo questa crisi spaventosa, che ormai si è trasformata, lo abbiamo visto negli episodi alcune settimane fa negli Stati Uniti, in una crisi sociale, in una crisi politica e democratica. Ecco che il 2021 inizia allora con il rilancio di alcune iniziative di grande successo che abbiamo avviato nel 2020, in particolare l'Osservatorio Covid, che è diventato un punto di riferimento per esperti e anche un buon antidoto contro le fake news, producendo settimanalmente tutta una serie di dati e di informazioni. L'osservatorio continuerà a fornire queste informazioni anche nel 2021. C'è un altro campo per noi molto importante che abbiamo avviato nel 2018 che riguarda l'osservatorio sui diritti umani, che produce una rassegna trimestrale e avvierà nel 2021 due importanti iniziative. Prima di tutto un percorso di formazione sui diritti umani e la realizzazione di un rapporto annuale sui diritti umani quest'anno dedicato proprio al rapporto tra diritti umani e pandemia. Un'altra grande novità del 2021 sarà la partenza della nuova piattaforma e-learning che CESPI ha sviluppato, attraverso cui forniremo dei corsi di formazione. E con gennaio si apre il nuovo semestre della scuola dottorale internazionale che ospiterà 7 studenti che provengono da 6 paesi del mondo. E in questo mese potrete poi partecipare a alcune iniziative che il CESPI ha messo in campo e su cui crediamo molto per la nostra storia di studi internazionali e per la nostra presenza in alcuni contesti. Parleremo di Islam, ma parleremo anche dell'esodo degli ebrei nel mondo arabo, parleremo di America Latina, di Balcani. E sempre questo mese stiamo lanciando sul nostro sito un nuovo forum che quest'anno sarà dedicato alle migrazioni. Il forum è un luogo aperto di dibattito e abbiamo deciso di dedicarlo a questo tema, che è un tema centrale, quello che sta accadendo nei paesi balcanici e ai confini con l'Italia lo evidenzia, e affronteremo questo tema sotto due punti di vista, il tema delle politiche e il tema delle integrazioni. Sono due dinamiche che sono strettamente interconnesse con loro. Segnalo infine che a dicembre sono uscite due nuove pubblicazioni del CESPI, il quaderno CESPI dedicato all'America Latina e il volume sui Balcani al di là dell'Adriatico. Ecco, è solo l'inizio di un 2021 di un CESPI alla ricerca di un cambiamento per cercare di costruire insieme qualcosa di migliore in questo 2021. Grazie.